Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare il video sui prodotti flop del 2019, quindi tutti quei prodotti che io ho acquistato l'anno scorso, che ho provato e che per un motivo o per un altro non mi sono piaciuti. Però devo fare una doverosa premessa. Tutti i prodotti che vedrete sono il frutto di una mia delusione, prodotti che a me non sono piaciuti per una serie di motivi, ma questo non significa che non siano di qualità o non significa che l'azienda che li produce non sia valida. È solo ed esclusivamente una mia opinione. Non mi sono piaciuti magari perché mi aspettavo qualcosa di diverso, perché hanno delle caratteristiche che non vanno bene per il mio caso personale, ma il fatto che non siano piaciuti a me non significa che a voi non piaceranno. Quindi io vi consiglio sempre di provare un prodotto, di testarlo personalmente e di non affidarsi solo ed esclusivamente alle recensioni degli altri, perché magari a me non piace e a voi sì. Questo è doveroso dirlo perché quando faccio il video dei prodotti flop non voglio essere fraintesa, non voglio che si pensi che parlo male del prodotto. Io vi spiegherò perché non è piaciuto a me, perché io non lo ricomprerò. Però, insomma, tenete presente che sono opinioni esclusivamente personali. Comunque, basta con tutte queste premesse e veniamo subito al dunque. Il primo prodotto è questa cipria, Fior di Magnolia è la marca. L'avevo comprata da Eurospin ed è la numerazione 01. Eccola qua, spero che vediate qualcosa. Come vedete, l'ho utilizzata per un bel po' di tempo. Però sinceramente non mi è piaciuta perché sul mio tipo di pelle, nel momento in cui l'andavo a stendere, formava dei piccoli grumi, quindi non riuscivo a stenderla sufficientemente bene, al punto da non far vedere questo effetto un pochino grumato, non so neanche come spiegarvi. Ed è una cosa che mi ha stupito tantissimo perché io ho una pelle molto liscia, io non ho brufoli, non ho particolari difetti della pelle, quindi quello che voi vedete a video è la mia pelle naturale. Io non ho degli strati alti così di fondotinta. Ho una pelle che comunque è come voi la vedete, quindi abbastanza liscia, non ha particolari brigole, brufoli o cose di questo genere. Quindi questo effetto è un po' ingiustificato, perché con questa cipria sembrava che io fossi piena di brigole sottopelle, quando in realtà non ne ho. E quindi, insomma, mi faceva sembrare quella che non sono, non mi piaceva e quindi dopo un pochino di tentativi ho deciso di accantonarla. Un altro prodotto che avevo comprato con tanto entusiasmo, ma che non mi è piaciuto, è questo burro corpo della marca Farmona che ho comprato su Notino della linea Tutti Frutti alla profumazione Pompelmo. La profumazione mi piace tantissimo e continuerò a dirvi che mi piace perché comunque ha una buona profumazione, però questo è veramente troppo denso, quindi io facevo proprio fatica a spalmarlo sulla pelle e a farlo assorbire. Quindi il burro corpo come qualità è anche buono perché poi nutre la pelle, la idrata, quindi non è che non faccia il suo lavoro, però a me personalmente non è piaciuto perché diventava troppo complicato stenderlo, quindi dovevo veramente perderci un sacco di tempo per farlo assorbire e per riuscire proprio a stenderlo sulla pelle. Quindi l'ho utilizzato per un po' e poi anche questo l'ho messo da parte. Un altro prodotto comprato sempre con tantissimo entusiasmo, ma che mi ha delusa, è questa palette di Make Up Revolution. A me questa piaceva tantissimo, quando l'ho vista me ne sono innamorata perché è piena di ombretti glitter con delle colorazioni abbastanza accese, come piace a me, però in realtà non è scrivente, almeno sulla mia palpebra, sul mio tipo di pelle. E per quelle che sono le mie esigenze, non l'ho trovata sufficientemente scrivente. Quindi alla fine avevo dei glitter sparsi qua e là, ma non riuscivo a dare un effetto uniforme. Quindi io continuo in realtà ad utilizzarla un pochino per dare un effetto luce. Quindi magari prendo un pochino di questi glitter e li vado a sparpagliare un pochino sulla palpebra solo per dare un effetto luce. Però in realtà come ombretto utilizzato da solo, quindi come ombretto glitter utilizzato da solo, non va bene per quelle che sono le mie esigenze. Quindi anche questa purtroppo non mi è piaciuta.
Un altro prodotto che io devo assolutamente bocciare perché non mi è piaciuto è questo struccante Bottega Verde al lampone e mirtillo per occhi sensibili, efficace sul trucco waterproof. Questo. La profumazione è buona perché comunque il lampone e mirtillo ha una buona profumazione, però sinceramente non va bene per il mio tipo di occhio, perché me lo irrita in maniera esagerata. Questo è per occhi sensibili e nonostante questo mi fa lacrimare gli occhi praticamente per mezz'ora, me li rende arrossati, irritati, mi dà persino fastidio la luce dopo l'utilizzo di questo prodotto e quindi assolutamente io non lo utilizzerò più. Volevo buttarlo via, ma l'ho conservato fino a oggi per fare il video. Probabilmente i miei occhi, già abbastanza sensibili di natura, non riescono a tollerare questo tipo di prodotto. Voi magari provatelo e vedete se vi trovate meglio, però per quanto mi riguarda non lo comprerò più. Non so neanche come utilizzarlo perché un po' mi dispiace buttarlo via. È uno struccante occhi, quindi non lo posso utilizzare sulle labbra. E non so assolutamente cosa farmene, però mi dispiace perché comunque ha anche una buona profumazione, mi piaceva quando l'ho comprato, però già dalla prima sera mi ha fatto questo effetto e siccome si tratta degli occhi, che sono un punto delicatissimo, direi che non è il caso di insistere. Un altro prodotto flop del mio 2019 è questo shampoo ultra dolce di Garnier all'acqua di cocco e aloe vera. Dunque, io questi shampoo li utilizzo tantissimo. Della linea ultra dolce di Garnier ne ho utilizzati veramente un'infinità. Poi magari un giorno vi farò un video su questi shampoo perché li ho provati quasi tutti. Questo non mi è piaciuto perché mi rende il capello eccessivamente secco. Quindi è un tipo di shampoo che probabilmente va bene per chi ha i capelli molto grassi, ma non va bene per me che ho i capelli secchi, perché lo rende ancora più secco il mio capello e quindi assolutamente per me questo non va bene. Un altro prodotto che devo bocciare sono queste strisce depilatorie della Vette. Queste sono per pelli normali, forse avrei dovuto prendere quelle per pelli sensibili, perché quello che è successo a me è che con queste strisce depilatorie mi si irritava tantissimo la pelle e tenete presente che di solito dopo aver utilizzato queste strisce io non ho particolari reazioni, diciamo, irritanti sulla pelle, invece con queste qui della Vette in particolare ho avuto praticamente la pelle arrossata per quasi 2 giorni dopo averle utilizzate. Quindi purtroppo questo va nella categoria dei prodotti bocciati. Un altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è questo correttore per le labbra di Essence. Questa è una matita che dovrebbe proprio fare l'effetto di correttore, quindi per andare a correggere le sbavature del rossetto. Vi faccio vedere com'è fatta. È fatta così, in questo modo, e praticamente dovrebbe andare a correggere un po' la linea se per caso vi mettete male il rossetto, se c'è qualche sbavatura. Però sinceramente a me non mi è piaciuta, non mi ha entusiasmato, perché ho avuto l'impressione che non funzionasse granché bene. Diciamo che non andava a correggere più di tanto la sbavatura, lasciava comunque un segno rosso dove c'era la sbavatura e quindi alla fine stava ancora peggio. E insomma, ho provato ad utilizzarlo, magari sono io che non sono capace a usarlo bene, quindi non dico che sia il prodotto che non va bene, magari ho sbagliato io ad utilizzarlo, però sinceramente non mi ha proprio per niente entusiasmata. Prodotto assolutamente bocciato su tutta la linea è questo smalto Mavala. Questo è uno smalto rosso, però avevo provato anche altre colorazioni di questa marca. Questo è il numero 373, è un rosso scuro, un bordeaux. Io questo devo assolutamente bocciarlo perché non tiene assolutamente sull'unghia, nel senso che voi lo distribuite sulle unghie, lo fate asciugare, dopo 5, massimo 10 minuti si è già sbeccato. Basta che voi facciate veramente qualcosa di molto semplice, quindi anche semplicemente prendere una forchetta dal cassetto delle posate e già si è sbeccato lo smalto.
Questo è quello che è successo sul mio tipo di unghia. Poi magari ci sono persone che si trovano bene, che hanno comunque avuto una lunga durata, quindi assolutamente può essere che ci siano situazioni diverse. Ma per quanto mi riguarda e sul mio tipo di unghie, questo è uno smalto che proprio non tiene. Ho provato anche altre colorazioni della marca Mavala, però con tutti mi succede la stessa cosa. Io lo applico, poi basta che faccia qualsiasi cosa che richiede l'utilizzo delle mani, ma qualcosa di semplice, anche prendere un oggetto nello scaffale della cucina, prendere un libro nella libreria, qualsiasi cosa, e si sbecca subito. Quindi io sinceramente non lo utilizzerò più. Penso che riciclerò questo smalto per fare dei lavori creativi. Quindi magari andrò a fare dei ciondoli con il DAS, li andrò a colorare con lo smalto, perché magari anziché buttarlo via lo impiego in un altro modo e utilizzo un altro sistema per non buttarlo proprio via, però sicuramente non lo metterò sulle unghie. Ultimo prodotto bocciato è questo deodorante per ambienti di felce azzurra. Questo a me non è piaciuto, non tanto nella profumazione, che in realtà è buona perché è vaniglia e monoi, quindi è anche una buona profumazione. Non mi è piaciuto perché nella mia casa non è stato efficace. La mia è una casa piccola, quindi in teoria si dovrebbe abbastanza sentire il deodorante per ambiente. Ma in realtà dopo un giorno dall'apertura, perché bisogna togliere poi, diciamo, l'adesivo che c'è qua sopra, quindi dopo un giorno dall'apertura ha cominciato a non sentirsi assolutamente più la profumazione e quindi non mi è piaciuto perché non si sentiva, non è stato efficace in questo senso. Non so se voi magari siete stati più fortunati, se l'avete utilizzato, ma nel mio caso l'avevo acquistato come esperimento e esperimento fallito, non lo comprerò più. Questi sono tutti i miei bocciati del 2019, tutti i prodotti che non mi sono piaciuti. Fatemi sapere cosa non è piaciuto a voi nel 2019. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.